Buonasera a tutti, siamo qui. Io sono Francesco Berni. Oggi intervisteremo Savino Balzano. Savino Balzano, sindacalista, saggista, esperto di questioni sindacali e di lavoro. E parleremo dello smart working. Parleremo dello smart working perché, appunto, è una modalità di lavoro che in questo 2020 ha avuto un'esplosione dal punto di vista dei numeri. Lo dimostrano anche, vabbè, in parte l'esperienza, insomma, immagino che anche chi ci ascolterà, ci ascolterà anche un gatto, sento. È Il mio coinquilino. il tuo coinquilino, è bello, ha fatto un bel miau di quelli potenti, ecco. Questa è proprio una classica, diciamo, situazione da smart working, con i gatti, no, che ti arrivano mentre parli con i colleghi, questo è capitato a molti, ecco. Appunto, è cambiato tutto, succede anche questo, e di conseguenza oggi ci prendiamo questi tre quarti d'ora, poi vediamo quanto andremo avanti per parlare di questa rivoluzione che è stata indotta dalla pandemia. Si è passati da 570.000 lavoratori smart working a 6 milioni e 600.000 circa, 6 milioni e 580.000. Questo è l'ultimo rapporto dell'Osservatorio dello Smart Working del Politecnico di Milano, durante la pandemia. Poi ovviamente è di nuovo calato un po', il dato, ma è sempre rimasto molto alto, quindi diciamo ormai riguarda più o meno quasi un terzo dei lavoratori. E tutto questo ovviamente cambia il rapporto di lavoro all'interno della pubblica amministrazione, cambia i servizi, riguarda le industrie più o meno di tutti i tipi, di tutte le dimensioni. Sui settori ovviamente ci sono dei settori che non possono andare in smart working, ma appunto abbiamo anche dal punto di vista impiegatizio, lo abbiamo visto tutti quanti. Quindi cambia tutto, cambia il sistema dei trasporti. Nei prossimi anni vedremo il cambiamento anche all'interno delle città, dell'economia che appunto gira intorno al lavoro, e questo ha delle ripercussioni sia all'interno delle comunità di lavoro, sia dei lavoratori, sia delle ripercussioni in tutta la società. Quindi cercheremo di parlare di questo con Savino Balzano, e quindi gli chiedo un'introduzione anche lui in merito, anche perché nella prossima annualità uscirà un suo libro, che è il secondo libro, che è il secondo saggio su questioni sindacali, che appunto è un saggio sullo smart working. Il primo libro io ce l'ho qui. Pretendi il lavoro di per Gog Edizioni, vedete, piccoletto, veloce, e vi assicuro che è un signor libro, e quindi io sono contento di intervistare Savino. Dopo questa introduzione gli lascio la parola molto volentieri. Allora, intanto grazie a voi per l'invito, grazie a te Francesco. Sono veramente molto felice di poter partecipare a questo evento perché vi seguo e vi stimo da tempo. Per quanto riguarda, ecco, il tema dello smart working è una delle grandi sfide che in qualche modo io anche cito nel mio libro, Pretendi il lavoro, che è il libro che tu menzionavi, perché è una delle grandi, grandissime frontiere che si pongono, diciamo, nell'ambito del mondo del lavoro. E nello scenario, diciamo, che chi si occupa di rappresentanza degli interessi dei lavoratori in qualche modo deve mettersi a confronto con questo tema, che è un tema assolutamente centrale e per certi aspetti direi epocale. Ora, qui in qualche modo c'è da mettersi anche d'accordo su quello che è il significato delle espressioni, cioè noi possiamo definire, questa dal mio punto di vista è la prima domanda che noi dovremmo porci, noi possiamo definire smart working lo smart working come lo abbiamo vissuto durante la pandemia? Cioè, se noi andiamo a prendere la normativa in materia di smart working a partire dalla famosissima legge del 2017, e poi guardiamo come lo smart working effettivamente si è declinato durante questa pandemia da Covid-19. Riteniamo che lo smart working che
abbiamo vissuto in questi mesi così intensamente e che ha dato vita ai numeri che tu giustamente citavi, sia in qualche modo riconducibile a quella fattispecie di smart working? Dal mio punto di vista no, perché lo smart working nasceva come normativa, per garantire una qualche flessibilizzazione, laddove flessibilizzazione in questo caso avrebbe potuto significare per la prima volta probabilmente un'opportunità per i lavoratori, perché storicamente questa è un'espressione che lascia spazio alle peggiori fregature per il mondo del lavoro. Però diciamo che in questo caso avrebbe potuto rappresentare, parlo del 2017, un'opportunità di flessibilizzazione dell'attività lavorativa, laddove appunto il lavoratore avrebbe potuto meglio conciliare i tempi vita di lavoro. Sicuramente entreremo meglio nel merito di questo aspetto. Con tutti i pericoli che questa previsione in qualche modo avrebbe potuto comportare, tant'è vero che se noi guardiamo tutta la contrattazione collettiva in materia di smart working, non prevede tempi minimi di ricorso allo smart working, bensì prevede tempi massimi di ricorso allo smart working, proprio perché è una cosa che potrebbe avere risvolti positivi, ma attenzione, perché nuoce gravemente alla salute. Quindi è meglio che non si ricorra allo smart working oltre un certo limite massimo. Quello che noi abbiamo conosciuto durante la pandemia invece è un ricorso massivo allo smart working, un ricorso massivo in qualche modo per far fronte al contenimento della pandemia. Non solo, ma quello che abbiamo vissuto durante la pandemia è, alcuni l'hanno definito home working, altri l'hanno definito emergency working, cioè una forma di lavoro circostanziata all'ambiente domestico che in effetti nulla a che vedere con lo smart working, perché lo smart working, secondo quella che è la narrazione mainstream, dovrebbe essere quella forma di lavoro, come dire, che tu puoi prestare dalla spiaggia sorseggiando un cocktail o dalla montagna, cioè ovunque ti pare, nella totale libertà, mentre quello che noi abbiamo visto, diciamo, in questi mesi di pandemia è una prestazione lavorativa relegata all'ambiente domestico, vincolata all'ambiente domestico. Ecco, quindi questo anche in qualche modo differenzia quello che noi abbiamo conosciuto in questa emergenza rispetto a quella che era l'idea originaria del legislatore, ma anche della contrattazione collettiva. Ecco che, e quindi questo è il motivo che mi ha spinto in qualche modo a scrivere il libro che con grande cortesia citavi prima, dovrebbe essere pubblicato, ecco, sarà pubblicato l'anno prossimo per la terza, cioè cercare di capire in che modo poi questa esperienza, questa parentesi che noi abbiamo vissuto potrebbe avere delle ricadute prospettiche e quali vantaggi o svantaggi, a mio avviso maggiormente svantaggi, potrebbe comportare per il mondo del lavoro e in particolar modo per, diciamo, per la futura definizione della sfera dei diritti dei lavoratori. E allora la domanda è qui: quali sono gli svantaggi per i lavoratori dello smart working? E diciamo, com'è l'equilibrio svantaggi-vantaggi? Perché ovviamente ci sono anche dei vantaggi. Ecco, come descriveresti un quadro? Allora, il tema non è semplice, ok? Partiamo da questo presupposto, io vi parlo davvero a carte scoperte, parliamo tra amici, quindi vi parlo nella più totale schiettezza. Cioè, richiamare, infatti di questo ho discusso molto con i miei interlocutori nella stesura di questo libro, cioè se noi dobbiamo fare una battaglia per l'istituto della reintegra o per resistere alla modifica della normativa sul controllo a distanza, sul demansionamento, diciamo dimostrare di essere dalla parte della ragione accattivandosi la simpatia dei lavoratori è abbastanza semplice. Vale a dire, noi abbiamo prima l'articolo 18, poi non ce l'abbiamo più, in caso di licenziamento illegittimo, prima avevi diritto alla reintegra, oggi non ce lo hai più, lo vai a spiegare ai lavoratori, è difficile che un lavoratore ti dica, senti, sai che c'è, non la penso come te, veditela da solo. È un ambito nel quale tirarti in barca i lavoratori, trascinarli a bordo è più semplice. Il tema dello smart working è infinitamente insidioso, perché quando tu parli di primo acchito di smart working, uno pensa
alle green cities, uno pensa all'abbattimento del traffico, uno pensa alla possibilità appunto di lavorare dalla spiaggia sorseggiando il Long Island o dalla montagna o a casa col caminetto scoppiettante e i ragazzini che giocano sul tappeto. Cioè uno ha questa immagine dello smart working, quindi far passare l'idea che lo smart working possa essere un pericolo e di per sé diciamo una sfida particolarmente ambiziosa, perché ripeto, di primo acchito dà una sensazione positiva. In realtà lo smart working rischia di essere davvero un momento di svolta straordinario per la storia del lavoro nel nostro paese. E per identificare questo probabilmente noi ci dobbiamo rifare alla Costituzione. La Costituzione vede nel lavoro e nel ruolo del mondo del lavoro il pilastro fondamentale della democrazia dello Stato, cioè la democrazia la partecipazione del mondo del lavoro quale premessa fondamentale all'affermazione della vocazione democratica dello Stato. Questo noi lo troviamo all'articolo 1 della Costituzione, notoriamente, ma lo notiamo anche al comma 2 dell'articolo 3 della Costituzione, lo troviamo in certi sensi all'articolo 4, laddove in qualche modo si fa corrispondere l'immagine del cittadino a quella del lavoratore. Quindi il lavoratore in qualche modo deve partecipare. È fondamentale nella visione costituzionalistica del nostro paese che il lavoratore partecipi. Ora, noi ci dobbiamo domandare proprio questo, diciamo, in termini proprio di partenza, in una logica di smart working, laddove il lavoratore è in casa da solo, isolato. Attenzione, non pensiamo ai lavoratori che già oggi sono nel mondo del lavoro, che in qualche modo saranno impattati da una ipotesi di smart working ordinario e generalizzato, perché poi parliamo di questo. Smart working ordinario e generalizzato, ora entriamo un attimo nel merito di questo. Cioè un lavoratore che entra nel mondo del lavoro e conosce inizialmente il mondo del lavoro soltanto in riferimento a questa modalità di lavoro, non ne conosce altre. In che modo entrerà in sinergia con il resto della comunità del lavoro? In che modo potrà iniziare a pensare alla comunità del lavoro come un fronte comune di rivendicazione di migliori diritti e di migliori condizioni per la persona? Ecco, questo è fondamentale iniziare ad interrogarsi su questo, perché in qualche modo pensare ad un lavoratore chiuso in un ovetto piuttosto che ad un lavoratore che entra in una comunità come tradizionalmente inteso, in qualche modo ha delle ricadute determinanti sulla capacità della comunità del lavoro di intervenire nelle dinamiche collettive, pubbliche, generali, anche di determinazione di potere all'interno del paese. Cioè pensare a dei lavoratori che piuttosto che entrare in una comunità entrano all'interno di un ovetto, un uovo proprio, una monade circoscritta, autosufficiente, e che in qualche modo ti costringe ad una relazione one to one con il datore di lavoro. Ricordiamoci che il rapporto di lavoro è un rapporto di forza, per definizione, e che questo rapporto di forza ha di per sé uno squilibrio di partenza, laddove la parte forte è il datore di lavoro, la parte debole è il lavoratore. Questa è la premessa a qualsiasi ragionamento in materia di diritto al lavoro. Ecco, in un contesto di questo tipo, entrando nel mondo del lavoro con una relazione one to one con il datore di lavoro, perché lo smart working inequivocabilmente ed inevitabilmente induce ad un isolamento, tra i vari aspetti, perché gli aspetti sono ovviamente tantissimi, è difficile riassumerli in due battute, però tra i vari aspetti sicuramente l'isolamento è un tema centrale. Ecco che se noi dovessimo pensare generalmente, genericamente, ordinariamente ad un rapporto one to one tra lavoratore e datore di lavoro, ecco che viene meno il ruolo politico della comunità del lavoro nel funzionamento e nella vivacità della vocazione democratica del paese. Molto esaustivo su questo. Ci sei ancora? Sì, perché certo, adesso sono qui. No, perché no, mi sei sparito, non ti vedevo più, di solito ti vedevo sempre in un quadratino. Allora, sì, eccoci. Allora, sei stato molto esaustivo su questo, perché questa è effettivamente la prima cosa a cui uno pensa, perché le nuove forme di lavoro, sì, molti sono, diciamo, costretti a un isolamento di per sé, perché penso a tutto
una sorta di mestieri creativi, mestieri digitali, eccetera. Chi fa quel tipo di lavoro dice: ma tanto io sono sempre isolato. Il problema, invece, secondo me, è proprio riguardo il fatto che questo isolamento fa male a tutti, perché il lavoro, appunto, è un collettivo. La ricchezza si fonda sulla divisione del lavoro, ma appunto il lavoro riesce a interagire con le innovazioni tecnologiche, con i nuovi modelli organizzativi, se fondamentalmente le persone si guardano negli occhi e lavorano, e appunto creano ricchezza, creano valore. Questo adesso sto facendo un discorso aziendalistico, ma faccio anche un discorso sindacale. Io come faccio a migliorare le mie condizioni all'interno dell'azienda, se parlo di condizioni non soltanto sindacali, proprio condizioni in senso lato, se non so cosa bolle in pentola, se non sento, se non riesco a percepire quali sono i problemi, se non vedo, se non colgo anche il tono della voce di un collega, ecco. Quindi tutto questo rischia, insomma, di essere una perdita grave per le relazioni, e quindi i vantaggi rischiano appunto di scomparire. Per cui io quello che ti chiederei ora è: come possiamo fare un discorso che ci dica che questa cosa, lo smart working, poi secondo te è possibile fare un discorso del tipo smart working ok nella sua visione originaria e al contempo nella sua visione originaria, quella che avevi appunto sottolineato all'inizio, e nel frattempo dire no al fatto che è una modalità ordinaria come l'abbiamo vissuta nella pandemia, che poi quello è telelavoro alla fine? Allora, in realtà mi hai anticipato e ti ringrazio, perché la prima riflessione che io vi inviterei a fare è proprio questa, e questo io mi permetto umilmente di proporlo per qualsiasi riflessione in materia di lavoro. Cioè, quando si parla di lavoro, prima di introdurre novità di grande rilievo, generalmente la narrazione mainstream, e questo ovviamente, rispetto a questo ovviamente voi fate nobile eccezione, la narrativa mainstream cerca di far passare un qualche messaggio. Ad esempio, l'articolo 18 noi lo dobbiamo superare perché le aziende in Italia non possono licenziare i fannulloni, perché noi avremmo la possibilità di rilanciare il mercato del lavoro, ma c'è l'articolo 18. Ricordate il governo Renzi, ma già precedentemente il governo Monti, abbiamo milioni di euro al confine pronti ad essere riversati e investiti nel paese, ma c'è l'articolo 18 che in qualche modo impedisce questo rilancio economico. L'articolo 18 oggi non c'è più, eppure questi investimenti non ci sono stati. Cioè, qualsiasi grande rivoluzione in materia di lavoro in qualche modo è preceduta da una propaganda di regime, a me viene da definirla, ma davvero senza voler essere necessariamente enfatici, ma proprio questa è la sensazione che io nutro, quella di voler a tutti i costi pasturare nell'opinione pubblica per poi far scivolare meglio certi interventi normativi, che ovviamente non sono interventi normativi nell'interesse della collettività. La stessa cosa vale per lo smart working. Lo smart working è una cosa innovativa, è una cosa figa, è una cosa in linea con i tempi che noi stiamo vivendo, ci darà la possibilità di abbattere l'inquinamento nelle nostre città, ci darà la possibilità di lavorare da casa con i ragazzini, ci darà la possibilità di conciliare i tempi di vita di lavoro e sulla spiaggia sorseggiando un lungo... Guardate che questa cosa della spiaggia sorseggiando un cocktail, che io la sottolineo perché parrebbe che
voglio metterci l'accento, ma quest'estate in una trasmissione televisiva due noti giornalisti della Sette l'hanno detto in presenza di Landini, che non si è scomposto minimamente. Io saltavo sulla sedia, invece il segretario generale del più grande sindacato italiano non si scomponeva più di tanto alla narrazione dello smart working come modalità di lavoro per lavorare dalla spiaggia sorseggiando un cocktail. Io mi chiederei davvero, domanderei davvero ai lavoratori del nostro paese quanti vivano lo smart working secondo questa esperienza. Allora, il primo mito che noi dobbiamo sfatare è questo: è vero che lo smart working è così innovativo, è così una figata new age che noi dobbiamo necessariamente cavalcare per non essere antistorici? La risposta è no. Cioè, lo smart working, così come noi lo abbiamo vissuto durante la pandemia, ovvero la possibilità di lavorare da remoto, lavoro da remoto, lavoro da casa, slash telelavoro, è una fattispecie di prestazione lavorativa che nel nostro ordinamento esiste da 20 anni. Pensate che nell'ambito della pubblica amministrazione la prima volta che si è parlato di lavoro da remoto, questa era l'espressione adoperata, è nel 1998, e la prima volta che si è parlato di telelavoro nel nostro paese correvano i primissimi anni 2000. C'è la possibilità di lavorare da casa per meglio conciliare i tempi vita lavoro, o magari agevolare quei lavoratori che avevano maggiori difficoltà a recarsi sul posto di lavoro, pensiamo ai lavoratori diversamente abili. Sono fattispecie di lavoro che nel nostro ordinamento sono presenti dai primi anni 2000. Quindi quest'idea per la quale se tu ti adoperi contro lo smart working automaticamente ti adoperi contro ogni modalità di lavoro da remoto e quindi hai una posizione antistorica è da sfatare, perché la possibilità di lavorare da casa nel nostro ordinamento è presente da circa 20 anni, non è una novità. Questo è il primo mito che io davvero sottolineo, è essenziale sfatare. Quindi qual è la differenza tra smart working e telelavoro? Le differenze sono innumerevoli dal punto di vista giuridico. Diciamo, la principale differenza è che in smart working tu lavori da dove vuoi, mentre in telelavoro lavori da un posto fisso, che ad esempio è casa tua. Ma soprattutto la differenza fondamentale tra smart working e telelavoro è che il telelavoro, anche se è da remoto, gode di una pletora di tutele e di protezioni tipiche del lavoro dipendente, che invece lo smart working non ha. Lo smart working è il superamento e il tentativo, perché se poi leggete anche il piano Colao, di recente pubblicazione che parla ampiamente dello smart working, capite dove si cerca di andare a parare. Lo smart working è il superamento dell'orario massimo di lavoro, è il superamento dell'orario di lavoro, è il superamento del paradigma lavoro dipendente tempo e il tentativo di ancorare anche il lavoro dipendente al risultato, in qualche modo sovrapponibile, nel tentativo di sovrapporlo al lavoro autonomo. Cioè la rivoluzione che si cerca di realizzare attraverso questa idea del lavoro figo da casa, da remoto, senza dover prendere la macchina e senza la mezz'ora di traffico quotidiano, in realtà cela la volontà di andare completamente a stravolgere l'idea di lavoro dipendente come noi l'abbiamo conosciuta fino ad oggi. Cioè, tu oggi mi devi produrre un certo risultato, mi devi portare a casa determinati obiettivi, quasi un sovrapporre il lavoro dipendente al lavoro a cottimo. Infatti il cottimo, stavo dicendo cottimo. Che in alcuni ambiti è già quasi realizzatosi. Se voi provate a confrontarvi con realtà lavorative di contact center, di call center, vi rendete conto che questi lavoratori sono sottoposti a pressioni in termini commerciali e di produttività che sono veramente alienanti. Immaginatevi questi lavoratori all'interno di queste grandi sale con questi tabelloni che lampeggiano e indicano quante sono le chiamate in attesa, quante sono le chiamate lavorate, quant'è il tempo medio impiegato dai lavoratori nella gestione della telefonata del cliente, se all'interno della telefonata con il cliente hanno proposto un prodotto in vendita, se lo hanno portato a casa, se questo prodotto venduto è in linea con i prodotti già posseduti dal cliente, oppure se è una vendita upselling, cioè una vendita superiore rispetto a quelli che sono i prodotti già posseduti dal cliente, quanto tempo ci hai messo, quanto tempo è passato da una chiamata all'altra, cioè tutta questa misurazione affidata
perché noi parliamo ovviamente della grande azienda multinazionale quando muoviamo queste critiche, non parliamo della piccola e media impresa italiana ovviamente, affidata a strutture preposte a queste attività. Tutta questa attività è costantemente monitorata, quantificata ed è basata su un dispiegamento della tecnologia votato alla massimizzazione della produzione e alla massimizzazione dello sfruttamento. Lo smart working, inteso come modalità ordinaria di prestazione lavorativa, generalizzata di prestazione lavorativa, ma in particolar modo interpretato come noi l'abbiamo vissuto durante la pandemia, è questo, non c'è altro. Cioè, se qualcuno pensa davvero che lo smart working sia la volontà dei grandi gruppi industriali, delle grandi multinazionali, di meglio conciliare i tempi vita e lavoro delle persone, si sta drammaticamente illudendo. E purtroppo, quando la comunità del lavoro si renderà conto di che cosa in realtà davvero stia accadendo, io temo che sarà drammaticamente troppo tardi. Sì, infatti, tra l'altro il taglio che abbiamo voluto dare, insomma, chi ci ha ascoltato lo ha compreso, però insomma non l'ho messo come cappello, era già un taglio post-pandemico, insomma, perché di fronte a quei numeri che avevo detto all'inizio, quindi diciamo alla massificazione delle modalità di telelavoro, smart working, remote working, insomma ci siamo capiti, quella roba là che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, perché durante la seconda ondata anche visti gli ultimi DPCM, credo che siamo quasi di nuovo a quei livelli di marzo, dopo la flessione che c'è stata a settembre. Insomma, tutto questo qui è ovviamente implica un ragionamento delle conseguenze sociali e politiche di tutto questo, perché chiaramente basti pensare, no? Conseguenze sociali, politiche economiche. Le grandi città si svuotano, bene, ok, succede, può appunto anche colpire magari la rendita parassitaria di tutto il mondo degli affitti, eccetera, eccetera. Però c'è anche un problema, c'è anche il problema di tutto l'indotto vicino agli uffici che perdono clienti. Insomma, chiunque lavori come me a Roma o una grande città, ha visto, insomma, a marzo è dovuto rientrare a casa, poi quando è rientrato, io personalmente sono rientrato a luglio, da luglio insomma in poi, adesso sono di nuovo per il DPCM sono di nuovo a casa, ha visto che tante attività commerciali avevano scritto fuori ci rivediamo a settembre, e poi a settembre non hanno proprio riaperto. Quindi tutto questo si pone una domanda: possiamo fidarci di chi in questi anni ha gestito male il paese? Quindi quel tipo di classe dirigente che ha gestito male il paese, che quindi sta in questo momento, sta gestendo di nuovo, ecco, possiamo far gestire a questo tipo di classe dirigente un tipo di questa transizione? Cioè, il rischio secondo me è quello che ci potrebbe essere un calo dei diritti sindacali, quindi un ulteriore attacco che porta anche tutto il mondo del lavoro dipendente a un'organizzazione e quindi una remunerazione per risultati stile Cottimo, e dall'altro io questi qui, diciamo, la classe dirigente di questo paese non ce la vedo a fare le smart cities e le green cities. Io credo che si rischierà un depauperamento di tutto questo. Quindi fondamentalmente la questione è: come possiamo, e quindi questa ovviamente non è una domanda, questa è una questione posta, non è una domanda quasi retorica, come possiamo far sì che nel futuro riusciamo a dare una sorta di lavoro più sostenibile, anche con smart working, diciamo, settorializzato e non di massa, far sì che le città non abbiano un depauperamento, e quindi come riusciamo a
tutelare i territori, tutelare il tessuto economico, tutelare il tessuto sociale anche, e di conseguenza pure tutte le questioni sindacali, che non sono certo l'ultima cosa, ma sono fondamentali in tutto questo, perché se i lavoratori hanno chiaro la partita, allora sarà più semplice giocarla. Allora, bellissima domanda, ampia, veramente molto ampia. Sì, ho voluto prendere tutto, perché nessuno parla, bisogna avere una visione olistica, quindi diciamo, non era una domanda, era un modo per far capire a chi ci ascolta che tutte le implicazioni di questa... Sì, no, ma è una riflessione che io pongo nel mio libro. Allora, prima di tutto interroghiamoci, Francesco, che cos'è la classe dirigente? La classe dirigente non è solo la classe politica, ma è anche all'interno delle aziende, delle grandi aziende. Lì c'è classe dirigente, il management delle grandi aziende è classe dirigente. Allora io proverei a distinguere proprio a dividere il discorso su questi due settori. Iniziamo a parlare delle aziende. Le aziende hanno un grandissimo risparmio grazie allo smart working, ok? Un risparmio enorme in termini di gestione degli spazi. Ti potresti disfare degli spazi addirittura, no? Con delle conseguenze a cascata in termini di diritto che sono pazzesche, va bene, non entriamo adesso nel merito, però intanto ti puoi disfare degli spazi, quindi affitti, quindi pulizia degli ambienti, quindi gestione delle utenze degli ambienti, quindi navette per portare i lavoratori da uno spazio all'altro, quindi gestione della ristorazione aziendale, cioè tu hai un indotto. Ripeto, attenzione, quando si muovono determinate critiche, pensiamo alla grande multinazionale che non si basa sulla domanda interna, che poi sempre quella è la riflessione, no? Noi di questo stiamo parlando, cioè io non sto criticando la piccola e media impresa italiana, perché sarebbe veramente sciocco, io sto parlando della grande multinazionale che di questa roba fa speculazione seria. Allora, tutto questo risparmio, va bene, che l'azienda ha, io non lo sto a biasimare, se l'azienda può risparmiare e può efficientare e può essere maggiormente di successo sul mercato, io sono contento, perché garantirà una certa stabilità nei rapporti di lavoro, ma questo risparmio lo socializza con i lavoratori oppure no? Allora il purista, diciamo, della ripartizione tra proprietà e lavoratore ti potrebbe dire no, fermi tutti, e perché dovrebbe socializzarlo? È un risparmio del padrone, tra virgolette padrone, è un risparmio dell'azienda, perché dovrebbe socializzarlo con i lavoratori? E io ci potrei anche stare a questo ragionamento. Il problema però, ragazzi, è chi fa contrattazione collettiva, chi si occupa della gestione dei piani industriali delle grandi multinazionali, sa che per il rilancio in termini di competitività delle grandi aziende, negli anni scorsi, pensiamo molto banalmente anche al settore del credito, sono stati richiesti ai lavoratori dei sacrifici abnormi. I lavoratori hanno dovuto rinunciare a istituti di contrattazione di secondo livello, istituti di contrattazione aziendale, detto in parole povere, denari che gli sarebbero in qualche modo spettati, hanno dovuto rinunciare a questi istituti di diritto per rilanciare in termini di competitività le aziende per le quali lavoravano. Quindi se il lavoratore in qualche modo socializza il suo reddito, il suo ricavo, rinunciando ad una quota parte di esso per rilanciare l'azienda, nel momento in cui l'azienda lato suo ha un risparmio, no? Ha un ricavo legato ad una congiuntura economica particolarmente favorevole, perché invece questo risparmio e questo ricavo non deve essere socializzato? O socializziamo tutto o non socializziamo niente. Questo è un grande tema, è un grandissimo tema, e a parte pochissime eccezioni è un tema che sui tavoli sindacali non viene trattato, e invece è essenziale, perché è il punto di partenza. Se noi durante i piani industriali dobbiamo contrattare centinaia di milioni di euro che i lavoratori lasciano sul terreno per rilanciare la competitività delle aziende, in questo caso se la competitività la possiamo rilanciare grazie ad un risparmio legato allo smart working, perché questo risparmio non deve essere socializzato con i lavoratori, ad esempio riconoscendo anche come dire, degli istituti in busta paga, oppure riconoscendo ai lavoratori un qualche credito per cui nei futuri piani industriali non si chiederanno altri sacrifici. Queste robe qui devono essere poste al centro del dibattito dei tavoli sindacali. Ricordate, il sindacato ha gravi responsabilità da questo punto di vista, non è sul pezzo in moltissimi casi. Quindi questo è il primo aspetto che noi dobbiamo considerare se vogliamo ragionare in termini proprio economici, di denaro, la socializzazione dei risparmi, lato azienda.
Poi tu giustamente poni il tema delle green city, poni il tema delle smart city, poni il tema dell'abbattimento del traffico, eccetera, eccetera. Bene, quindi dobbiamo interrogarci sul ruolo dello Stato, perché io non mi arrendo e non mi arrenderò mai all'idea per cui io, per fare smart city, per fare green cities, devo in qualche modo chiudere in casa i lavoratori. Cioè, questa è una roba che io non accetterò mai come impostazione di pensiero. Cioè, intanto chiediamo allo Stato di investire, intanto chiediamo allo Stato di dispiegare massimamente le risorse che la Costituzione gli chiede di investire, intanto chiediamo allo Stato di svolgere il suo ruolo, una volta che lo Stato lo avrà svolto davvero, investendo sul trasporto pubblico, investendo sulla sostenibilità del trasporto in generale, investendo risorse pubbliche sul contrasto all'inquinamento, appunto sulla realizzazione di green e smart cities. Una volta fatto questo, in maniera assolutamente complementare, io potrò ragionare in termini di diminuzione del traffico e quindi magari in maniera assolutamente residuale pensare a come rispetto a questo fenomeno possa incidere lo smart working. Ma questo è un discorso. Ben altra cosa invece attribuire ai lavoratori il compito e la responsabilità di abbattere l'inquinamento restando chiusi in casa. Cioè, questa è una roba, ragazzi, che è completamente diversa, è uno stravolgimento, un capovolgimento, un rovesciamento totale della dialettica per quella che dovrebbe essere. Intanto lo Stato faccia il suo dovere, investa risorse pubbliche. Cioè, vedete, io rispetto a questo, quello che cito sempre è il decreto liquidità. In piena pandemia di prima ondata, lo Stato ha pensato di sostenere le aziende con il decreto liquidità. Il decreto liquidità altro non era che la predisposizione di prestiti. Cioè, laddove lo Stato faceva un passo indietro e non era assolutamente in grado di sostenere l'impatto della crisi, l'impatto della pandemia, ha delegato il ruolo che in qualche modo il debito pubblico, diciamo in senso lato, avrebbe dovuto ricoprire al debito privato. Vale a dire, io non sono in grado di introdurre ammortizzatori sociali sufficientemente efficaci, non sono in grado di sostenere un sistema economico al fine di non bruciare milioni di posti di lavoro. Sapete che c'è, indebitatevi, fate prestiti, questo è il decreto liquidità. Se voi andate a leggere i testi il testo del decreto, il decreto liquidità non è altro che una previsione estesissima di prestiti, peraltro non a tasso zero, perché arrivano a tassi oltre il 2%. Quindi, ripeto, è davvero del mondo del lavoro questa responsabilità? Cioè, davvero noi dobbiamo pensare che per ottenere l'abbattimento dell'inquinamento, le smart cities, secondo questa narrazione mainstream della figaggine del futuro, io devo tappare in casa i lavoratori, far sì che i lavoratori rinuncino alla loro dimensione di comunità e di collettività, facendo venir meno la vocazione democratica che la Costituzione attribuisce al Paese? Ma fondamentalmente io credo di no. Cioè, io credo che i lavoratori debbano vivere la loro esperienza sui luoghi di lavoro quale comunità. Come posso io rivendicare migliori condizioni di lavoro per la comunità del lavoro di cui faccio parte se non ho coscienza del fatto che i miei disagi sono disagi vissuti anche da altri? Come posso io pensare di lottare? Come posso io declinare solidarietà, che è il valore fondamentale nelle lotte in materia di lavoro, se io non sono edotto rispetto al fatto che ciò che tormenta me tormenta anche altri? E come faccio io ad esserne consapevole se io gli altri lavoratori non li vedo, non li sento, se non faccio parte di una comunità del lavoro? Allo smart working, inteso come modalità ordinaria e generalizzata di prestazione lavorativa, incide su questo, ragazzi. Spezza questi legami. Lo smart working è una modalità di lavoro che noi non dobbiamo demonizzare tout court, ok? Non dobbiamo avere un approccio, ideologicamente avverso allo smart working, ma neoludista, assolutamente limitata, contenuta, volta appunto a garantire quella percentuale di flessibilità che mi consente di meglio conciliare i tempi di vita e di lavoro, sempre restando però
nel paradigma rigidamente definito da parte del diritto del lavoro subordinato. Quindi io metto a disposizione il mio tempo. Ecco perché torna a bomba il grande tema della disconnessione. Perché se invece lo smart working è qualcosa di diverso, attenzione, perché può avere delle ricadute in termini di benessere sui luoghi di lavoro assolutamente incalcolabili. E qual è, e qui concludo, il gravissimo rischio dello smart working? È che nel momento in cui ti rendi conto che è una fregatura, sarà troppo tardi, perché la comunità del lavoro non esisterà più. Cioè la partita che noi oggi ci stiamo giocando e che il grande sindacato tradizionale si sta giocando, io sono veramente sconfortato dal fatto che non se ne renda conto, è che se noi facciamo passare quest'idea dello smart working come modalità ordinaria e generalizzata di prestazione lavorativa, nel giro di pochi anni, in termini di turnover e di sostituzione delle persone sui luoghi di lavoro, la cultura sindacale in senso lato, quindi di partecipazione collettiva e politica sui luoghi di lavoro, verrà meno, e quando finalmente ci renderemo conto della fregatura che ci hanno tirato, sarà veramente troppo tardi per operare un'azione di reazione, di resistenza, di rivendicazione, di lotta sindacale. E poi li vorrò vedere i grandi sindacati tornare indietro, sarà impossibile. Io su quest'ultimo punto aggiungerei pure il fatto che lo smart working rischia di, se rimane lo smart working pandemico, rischia tra l'altro di non essere neanche quella gran figata per le aziende, perché ci sono aziende che magari sono in grado, quelle più grandi, quelle più capitalizzate, quelle più digitali, che hanno un tipo di management molto avanzato, riescono pure a organizzare bene lo smart working, e quindi magari in un'ottica di accumulazione del capitale, che è quello che fa le aziende, riescono pure, ma c'è tutto un altro mondo che potrebbe avere proprio difficoltà, funzionamento dei processi interni aziendali, proprio del funzionamento dell'azienda in sé, del valore creato che poi cerchi di mettere nel mercato. Qui io parlo insomma anche un po' sia per il lavoro che faccio che per i miei studi di economia aziendale. Cioè io lo vedo anche un rischio per le unità di produzione, perché c'è bisogno di un tipo di management, di competenze interne delle persone che ci stanno per gestire una cosa simile, che rischia tra l'altro di aumentare quel processo di centralizzazione dei capitali, che come sappiamo è sempre una caratteristica intrinseca del capitalismo, e quindi diciamo, secondo me i lavoratori devono avere anche in mente questo, non solo diciamo la fine della comunità di lavoro e sindacale, ma anche c'è il rischio secondo me di espulsione di tante aziende che comunque magari senza questa costrizione allo smart working potrebbero essere produttivamente sane, ma nel momento in cui decidono di fare questo passaggio potrebbe essere che questo passaggio lo fanno perché diciamo il management di questa azienda pensa più alla speculazione piuttosto che alla produzione. Credo che hai compreso insomma i termini in cui l'ho messa adesso. Non so se mi sono spiegato. E sono assolutamente d'accordo con te. Infatti sottolineo la critica che io personalmente muovo a questa modalità di lavoro, laddove intesa come modalità ordinaria e generalizzata di prestazione lavorativa, è indirizzata a questa tipologia di azienda. Cioè io parlo della grande multinazionale, che è quella che in realtà ha le migliori capacità e le migliori strutture per poter trarre maggiormente vantaggio dallo smart working. Vedi, tu prima giustamente parlavi dell'indotto, no? Chi si confronta col mondo del lavoro, a me capita di parlare con i tassisti, ma anche con i ristoratori. Lo smart working come modalità generalizzata ordinaria di prestazione lavorativa potrebbe avere degli effetti drammatici in termini economici rispetto a queste categorie di lavoratori che sono autonomi per la maggior parte, rispetto ai quali lo Stato ha già pensato a qualcosa. Voi avete sentito un qualche mega ammortizzatore sociale per poter gestire questa crisi che potrebbe inevitabilmente essere, come dire,
indotta da un ricorso ordinario generalizzato allo smart working oppure no. Io da questo punto di vista non ho sentito ancora niente, come pure ripeto la gestione in certi termini dello smart working certamente è maggiormente appannaggio e vantaggio di determinate organizzazioni aziendali maggiormente strutturate, maggiormente consolidate, che possano godere di, come dicevo prima, di interi reparti e comparti che sono dedicati a questo. Guardate, le conseguenze dello smart working sono innumerevoli, sintetizzarle è veramente complicato perché è un tema che veramente rivive in tutti gli ambiti dell'attività lavorativa, in materia di controllo a distanza ad esempio. Il tema del controllo a distanza attraverso lo smart working è un tema che risulta enfatizzato, le cui problematiche risultano esponenzialmente esasperate. Quale azienda in realtà è in grado di declinare con maggiore efficienza ed efficacia il controllo a distanza? La grande azienda multinazionale. Come pure il tema delle mansioni. Se noi lavoriamo tutti quanti a distanza, è più semplice massimizzarci relativamente alle mansioni che noi svolgiamo. Quindi è più semplice sostituirci, è più semplice appiattirci come comunità del lavoro all'interno dell'azienda. Ma chi può svolgere meglio queste funzioni? La grande azienda multinazionale, il grande gruppo, non certamente la piccola azienda italiana. Noi non stiamo parlando di questo. Lo smart working, io provo a dimostrare come abbia delle ricadute in termini di libertà sindacali anche in relazione allo sciopero. Perché se voi immaginate tutti i lavoratori collegati a questo mega centralone, no? Questo mega cervellone centralizzato che, siccome siamo tutti in smart working, da remoto convoglia, no? Le lavorazioni, appiattendo le mansioni. Nel momento in cui un certo numero di lavoratori andrà a scioperare, sarà semplicissimo da questo cervellone convogliare le lavorazioni da un lavoratore all'altro, da un gruppo di lavoratori, magari in protesta, agli altri. E quindi sarà veramente facilissimo disinnescare ogni azione di protesta e di sciopero, ad esempio. Andando a riorganizzare real time, velocissimamente l'attività del lavoro in caso ad esempio di protesta, di lotta, di rivendicazione. Vedete, le ricadute sono innumerevoli e chiaramente, giustamente come facevi notare tu, ma per me cogli il punto perché io la penso esattamente come te, sono massimamente evidenti nella grande azienda che ha la possibilità di ammortizzare meglio le spese in termini di organizzazione del lavoro. Cioè, in una logica di smart working estremizzato, tutti siamo intercambiabili, tutti siamo sostituibili e quindi ogni azione di lotta, di rivendicazione, di protesta può essere veramente disinnescata con una facilità assoluta. E in certi versi, estremizzando il discorso, ma neanche troppo, lo smart working, se generalizzato, equivale ad un riconoscimento di diritto di serrata in capo al datore di lavoro. Perché, ripeto, io posso disinnescare ogni azione di lotta con una facilità quasi sconcertante. Perché tu sei in sciopero, ok, con un click sposto la tua lavorazione in capo a un altro lavoratore. Al lavoratore, nel lavoro fisico, evidentemente, azioni di questo tipo sono molto più complicate. Che cosa diventa più complicato in smart working, invece? Tutte le azioni di socializzazione dei lavoratori, che invece il lavoro fisico rende più semplici. Pensate alle assemblee. Credete che sia così semplice? Io lo dico da sindacalista, che lavora peraltro in un grande gruppo bancario, pensate sia semplice organizzare un'assemblea dei lavoratori da remoto, in digitale, su piattaforme digitali? Vi assicuro che è tutt'altro che semplice. E le aziende tutt'altro cercano che agevolare percorsi di questo tipo. E anche in questo la normativa del telelavoro e dello smart working sono molto differenti, perché il telelavoro pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di declinare degli strumenti affinché i lavoratori in telelavoro vivano il lavoro in termini di comunità. Lo smart working no. Cioè, le uniche differenze tra smart working e telelavoro, per come lo smart working oggi è inteso, ovvero estensione dello smart working emergenziale da pandemia
a ordinario risiedono soltanto negli obblighi del datore di lavoro che vengono ridimensionati e nei diritti dei lavoratori che vengono ridimensionati. Questa è l'unica differenza. E se noi focalizziamo l'attenzione su questo, diviene molto più semplice spogliare il re e capire qual è la reale finalità che si intende perseguire, ovvero un ulteriore drammatico indebolimento della comunità del lavoro in piena e totale coerenza con quanto è accaduto in Italia negli ultimi 30 anni. Bene, io direi che siamo stati esaustivi, insomma, 51 minuti di live. Quasi un'oretta, così a corollario aggiungo non soltanto quello che hai detto tu dal punto di vista sindacale, ma io ci vedo anche quindi processi di centralizzazione del capitale, quindi altra botta alle PMI, perché questo io vedo anche questo qui, vedo, perché non tutte, poi ovviamente non tutte lo utilizzeranno, però magari qualcuno potrebbe, ovviamente non tutti, qualcuno potrebbe anche interpretare lo smart working come ulteriore metodo per abbattere appunto i costi, e quindi siccome no c'è la competitività che adesso pare in Italia che si possa fare competitività solo abbattendo il costo del lavoro, questo è il mantra che ci portiamo avanti da 30 anni, se fosse vero il Bangladesh sarebbe il paese con la più alta produttività del lavoro al mondo, non è così, lo sappiamo, però insomma in televisione eccetera tutti con questo mantra, quindi diciamo ecco, bisogna stare anche attenti su quello, potrebbe essere appunto un ulteriore potrebbe anche ingolosire, no? Diciamo giustamente una PMI non è una multinazionale, quindi deve competere, e dove gli permettono di competere va a fare gli interventi, ecco, la politica dovrebbe servire appunto a far sì che invece la domanda interna insomma andrebbe un attimino rifatta a ripartire, visto che insomma ecco, parlare di internazionalizzazione, globalizzazione oggi dopo quello che è successo insomma al commercio estero e alle varie quote è abbastanza, questo è abbastanza insomma risibile, questa diciamo è una mia vecchia battaglia per far ripartire la domanda interna, ma insomma qui siamo abbastanza keynesiani, tra di noi non c'è bisogno di sottolinearlo. Io direi che abbiamo detto tutto, quindi allora per chiudere, questo è il vecchio libro di Savino, adesso faccio il marketer, grazie. Se volete io ve lo consiglio, perché sapevo molte cose io già diciamo dell'attacco alla civiltà del lavoro fatta dal 1997 pacchetto Treu fino al Job Act, e invece qui ho scoperto che era anche peggiore la situazione rispetto a quello che già sapevo, e lo so, cioè non è se vi volete arrabbiare compratelo, ecco, è una bella lettura. Grazie mille. E poi per il futuro insomma attendiamo l'uscita del nuovo libro, e vi ringrazio dell'attenzione, un saluto. Grazie mille, buona serata a tutti. Grazie a tutti.